Amici tifosi della Casa Tese, siamo con questa videochiamata con il direttore sportivo Fabio Viganò. Grazie di aver accettato il nostro invito, direttore. Grazie a voi, buonasera. Prima di tutto affrontiamo il tema di questo coronavirus che ha fatto terminare campionati dilettantistici nazionali a Casatenovo, come è iniziata la fase 2 di questa pandemia. La fase 2 è iniziata ancora che stiamo aspettando le direttive dalla federazione per quanto riguarda il calcio. Per quanto riguarda invece il discorso vita lavorativa sanitario, cerchiamo tutti quanti di attenerci alle disposizioni che ci hanno dato lo Stato, il Comune, le Regioni, perché siamo molto attenti, ci teniamo molto a mantenere un profilo molto attento su questo, perché non si scherza. Per quanto riguarda il calcio, attendiamo ancora che ci diano delle direttive, soprattutto sanitarie, perché dobbiamo mettere in grado e mettere in campo le forze per far sì che tutto funzioni adeguatamente. Quindi, una volta che ci daranno le direttive, ci muoveremo di conseguenza per far sì di avere tutto sotto controllo. E nel frattempo lì a Casatenovo ci sono gli stilisti improvvisati post-Covid, c'è in atto il contest challenge per disegnare la nuova maglia della Casatese, ci risulta così. Addirittura, benissimo, a me lo risulta comunque ottimo, va bene. Sì. Speriamo che questa nuova maglia ci porti bene allora l'anno prossimo. Esatto, direttore. Stagione che è cominciata, direttore, con in panchina Danilo Tricarico, quindi c'è stata una conferma anche quest'anno. Assolutamente sì, Tricarico è super riconfermato, è stata la mia scommessa all'inizio di quest'anno, anche il presidente era abbastanza titubante sull'arrivo di Danilo. E invece poi no, si è accorto che è veramente un allenatore di un alto profilo. Per me mi trovo molto bene, posso solo parlare bene di Danilo. Un allenatore che tiene alta la mentalità dei ragazzi, tecnicamente e tatticamente molto preparato. Preparatissimo senz'altro. Casatese che comunque parte male in campionato e la terza giornata viene battuta per 2-1 dall'Albino Gandino e alla quinta dall'altra Bergamasca, sempre per 2-1 dal Zingonia Verdellino. Sì, da lì poi non abbiamo più perso. Esatto, Da lì poi abbiamo fatto una sei serie. consecutivi poi, prego, prego, Poi direttore. abbiamo fatto una serie positiva di partite, di risultati positivi. È normale perché comunque la squadra è stata stravolta, tutti i giocatori nuovi, abbiamo comunque cambiato moltissimi giocatori, era normale che ci voleva un attimino per inquadrare la squadra. Però dopo da lì abbiamo cominciato a macinare punti su punti fino a recuperare nella seconda parte della stagione circa 9 punti su 7 partite alla Wisnova. Quindi bene. Esatto. E di mezzo c'è stato il traguardo storico, la Coppa Italia regionale del 21 dicembre, 1-0 contro la Val Calepio, con il gol decisivo di Berberi, con Pontigia e Baldani migliori in campo. Sì, allora, ne sono particolarmente contento di questa cosa perché per me la Coppa Italia, io ci tengo molto, l'anno prima l'ho persa contro il Varese, non, mi è rimasta un po' qua in gola e niente, quindi ci tenevo a far bene, siamo riusciti a raggiungere la finale contro una bella squadra perché il Val Calepio comunque ci ha dato filo da torcere, anche se poteva esserci un risultato più tondo secondo me durante la finale, comunque un'ottima squadra. E io vorrei elogiare tutta la squadra, tutto lo staff per questo traguardo raggiunto e soprattutto i giovani, giovani a livello di Morganti, di Sala, Stefanoni, Tarik, tutti i giovani che ci hanno supportato per arrivare a questo traguardo importantissimo. E a dicembre Viganò è arrivato De Simone Armando, attaccante che ha giocato anche nel Foligno, nei professionisti nell'Arezzo, e da lì la Casatese ha cominciato la rimonta. Dopo 21 gare è salita al primo posto in classifica con 49 punti. Armando De Simone è un amico calabrese che ho voluto fortemente, che non era facile a metà anno comunque inserire in una squadra già con un tasso tecnico molto alto dei giocatori che potevano aiutarci. Lui invece ha un tasso tecnico altissimo, un ragazzo serio, quasi un professionista, ci ha aiutato molto e ricordo appunto la partita contro il Verdello, è subentrato, ha fatto assist e gol, è lì che c'è stato poi il sorpasso a nostro favore contro la Wisnova. E quindi un bel ricordo di Armando, meno male, un'altra scommessa vinta anche quella. Senz'altro, direttore Rossi, che dopo 21 gare, secondo l'attacco del campionato con 48 reti, miglior difesa con 18, cannoniere Falmaghet con 15 gol, numeri che parlano da soli. Allora, ecco, quello che voglio elogiare è la difesa. La E difesa poi ha arriveremo, mi risponda questa domanda al cannoniere Falmaghet, perché è stata anche lì una scommessa, sicuramente.
Oltre che a Berberi ha fatto 14 reti, una conferma anche se con Solazio ha giocato pochissimo, direttore, solo 5 gare. Farmaghet è con noi da anni, non è una sorpresa, non è una scommessa, è una realtà importante per la Casatese. Fal per noi è fondamentale, è un top player, l'abbiamo sempre saputo e quest'anno ha espresso al massimo il suo potenziale. E da qui abbiamo avuto dei problemi tecnici per quanto riguarda la ripresa video, il collegamento con il direttore sportivo della Casatese Viganò, che comunque tramite audio si ricordava Baldan, Sala, Sassella, Ababio Amin, centrocampo Lecchese, che nei momenti cruciali del campionato si è sempre fatto trovare pronto. E difesa esperta con Morganti, Bello, Manta, Ouadani sulla mancina, che hanno dato sicurezza a Russo. Ricordando nel mese di gennaio la partenza di Campironi che ha passato la città di Vigevano. Per la categoria eccellenza quindi tutto rimandato al 2 di giugno, proposte e decisioni che potrebbero spaccare il calcio dilettantistico. Presidente Sassella, che comunque vada, ripartirà sicuramente alla grande per il prossimo campionato. E siamo davvero alla fine per questa video intervista. Ringraziamo il direttore sportivo Viganò, preparatissimo e gentilissimo come al solito, e ai tifosi della Casatese che continuano a sognare.